Greta è tante cose. Un amante della libertà, una donna indipendente, sempre abituata a cavarsela da sola. Un'appassionata di viaggi in solitaria per il mondo. Adesso è anche una disabile. Improvvisamente l'indipendenza viene sostituita nella lista delle priorità, cacciata a forza dalla malattia. A sostituirla è la ricerca di una felicità nuova e della sensazione di essere in un viaggio, nonostante tutto. Proprio un viaggio, sebbene non più in solitaria, porta Greta nella desiderata Islanda, a incontrare persone che formano un puzzle fondamentale per la riscoperta di una libertà diversa, ma vera.